Copper Pearl and Vivid Black, ovvero rame perlato e nero vivace, i colori del 105° anniversario della fondazione del marchio Harley Davidson. Con questi colori arriva anche la Maxi Tourer, per tutti semplicemente l'Electra, ma il suo nome completo è lungo quanto le strade su cui è nata, è cresciuta e che percorrerà in futuro. Electra Glide Ultra Classic. Senza dubbio di smentita, la vera regina della strada sotto ogni punto di vista. Dimensioni maxi a partire dal peso a secco di 332 kg, cilindrata mega di 1584 cm3, distribuita su due cilindri enormi, quelli dell'ultima generazione del V-Twin americano da 96 pollici cubi. Domanda lecita: perché, vista la massa e la poca potenza specifica, uno dovrebbe scegliere un mastodonte americano dal prezzo non propriamente abbordabile? Perché con lei è subito feeling, o scatta o non scatta. Sella comoda e bassa, il passeggero sta meglio di un pascià. La radio con CD potrebbe migliorare il viaggio, ma a fare la differenza è il motore che sornione, sbuffa e accompagna ritmico chi guida. I cavalli non sono tanti e nemmeno importanti, è la coppia a fare la differenza. Si scorre con marce lunghe, a regimi bassi, alla ricerca di strade sconosciute. E così abbiamo fatto anche noi per questo test. Nessuna meta, solo voglia di farsi cullare. Un filo di gas e il viaggio ha inizio. Un filo di gas e si è on the road. L'Electra Glide del nostro test si fregia anche dell'ABS di serie, un vero toccasana per le condizioni limite che possono arrivare con il maltempo. In più ci sono le strade tortuose, che si inerpicano sulle colline del Buonvino, quella della Bassa. Una curva dietro l'altra, la danza dell'Harley si fa leggera. E in mente abbiamo ben impressa la stazza, il peso. Anche il cambio si comporta bene, anche se è molto rumoroso come vuole la tradizione. Buona la risposta dell'impianto frenante, anche se fortemente sollecitato dalla massa e dalle discese. Dischi uguali davanti e dietro, da 300 mm con pinze a 4 pistoni. La forza da applicare alla leve non è molta, ma la vera differenza la fa il posteriore, che schiaccia a terra l'Anniversary in frenata. Con quasi 23 litri, il viaggio è quasi esente da soste per il rifornimento. Viaggiando a mezzo gas si percorrono addirittura più di 15 km con un litro e i conti sono presto fatti. 345 km buoni. Anche le vibrazioni sono contenute. Il motore è montato su supporti elastici che annullano quasi completamente il fastidioso disturbo durante il viaggio. Viaggio, indubbiamente è il denominatore comune di buona parte dei componenti della famiglia americana. Con la signora in questione sembra addirittura fondamentale dedicarsi con anima e corpo. Lei ti invoglia, fa dimenticare il tempo che scorre, rimane solo l'asfalto sotto le ruote, nulla di più. 105 anni di storia che si festeggiano e a guardar bene le cose sembrano cambiate poco, per non tradire la tradizione, per non rinunciare nemmeno un grammo di metallo, che è la passione che lega tutti i possessori di queste moto americane. Il prezzo, quel famoso dettaglio da poco, 23.800 euro.